Vetrate scorrevoli senza telaio. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Le vetrate scorrevoli senza telaio sono le vetrate che io invece chiamo tutto vetro, ovvero hanno dei pannelli di vetro dove attorno non c'è nessun telaio. In realtà il telaio c'è sotto dove ci sono i carrelli e sopra si va a infilare nella guida che lo fa scorrere, oppure c'è un altro telaio con un altro carrello nel caso di quelli in impacchettamento. Sono vetrate che non hanno nessun tipo di isolamento termico e acustico, perché non avendo un telaio il vetro contro vetro, anche se c'è una guarnizione in materiale plastico e siliconico trasparente tra uno e l'altro, non fa nessuna tenuta, cioè la permeabilità all'aria è nulla e l'isolamento termico è nullo, perché sono vetri monolitici, non sono vetri camera, quindi sono vetri che fanno passare il caldo e il freddo e servono per creare delle chiusure, magari in un terrazzo, in un balcone, in un loggiato, o chiudere un portico senza danneggiare l'estetica. Sì, perché avendo tutto vetro senza montanti rimangono molto belle alla vista. Però attenzione, perché siccome è che vado a fare una chiusura e anche se quando le apro apro tutto, occorrerà un permesso per poter fare un permesso edilizio, bisogna informarsi in comune o proprio tecnico e stare attento a tutti quei venditori che ti vogliono vendere queste vetrate e ti dicono che non occorre nessun permesso, perché non è vero. Se ti serve una consulenza a proposito di queste vetrate, puoi farlo attraverso www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata per capire come stanno le cose e scegliere magari la vetrata migliore nel tuo caso specifico. Ti potrò aiutare senza conflitto di interessi, perché praticamente ho creato questo servizio per aiutare tutte quelle persone che non posso servire lavorando qui in Romagna, ciò che ci segue tutta l'Italia, e facendo così posso pure consigliare e evitare le fregature, che è facile trovare. Ciao e al prossimo video!